dopo concludo. Dicevo che la NATO dietro queste guerre che l'ha voluto, l'ha investigato. Di Nucci ha detto, oggi ha parlato di un RAND report, quindi nel 19 queste guerre erano già pianificate. Sì, anche prima. Quindi è stato voluto, Putin è stato cretino a cascarci, anche criminale a cascarci, però è una guerra della NATO, non la nascondiamo, e viene gestita come tale. Un esempio che lo renderà chiaro, voi conoscete un mezzo di artiglieria che si chiama HIMARS, è un razzo che spara missili lontano. Bene, questo sistema di artiglieria HIMARS viene consegnato all'Ucraina dagli Stati Uniti, che usano i droni che decollano dalla Sigonella, come Mazzeo ci ha fatto sapere, guidano questi droni sull'Ucraina, vedono dove sono i russi, le informazioni vengono passate alla base di NATO in Svezia, che rifiuta, li organizza, li manda a Washington, che approva, che manda dei soldati in un camion in Ucraina, che devono solo prendere sul tasto e parte il missile, che poi un aereo spia sopra, che decolla da Sigonella fuori, guida questo missile verso il futuro che colpisce e fa fuori i russi. Se non fa fuori i russi sanno da dove è sparato, sparano i turni e uccidono. Uccidono i militari della NATO? No. Uccidono gli ucraini. I militari della NATO sono a Sigonella. Stanno nell'aereo sopra, stanno a Washington, stanno nella base NATO in Svezia. Quindi gli ucraini sono questi poveri manovali, questa povera manovalanza che guida il camion, prende il tasto e se va male prende il missile e muore. Mentre NATO sta gestendo questa guerra, questa è una guerra NATO. L'uso di HIMARS mi fa vedere che gli ucraini sono solo prendendo un tasso, la NATO fa tutto il resto. Questa è una guerra della NATO contro la Russia ed è voluta dalla NATO. Quindi qualcuno che dice che gli ucraini sono dei poveri partigiani, i partigiani non avevano HIMARS. Siamo giunti, grazie ancora Patrick, siamo giunti all'ultimo ospite, all'ultimo relatore molto particolare. Sono giunto a 74 anni e finalmente posso presentare il vescovo. C'è con noi il Monsignor Bettazzi. Sì, io spero questo. Accenderò questo. Monsignore dovrebbe accendere la webcam. Che è già questa qua. Eccoci. Ci vedete? Sì, la vediamo, la vediamo. Buonasera, signore. La sentiamo anche. Tutto bene. Allora, siamo giunti con lei all'ultimo ospite di questa giornata, che è stata molto interessante e molto partecipata. Non credo che lui possa vedere noi, sappia che c'è una sala completamente piena da questa mattina e siamo veramente tanti. Io devo dire due parole di presentazione sue e dopodiché lasciamo a lei la parola, Monsignore. E allora, Monsignor Bettazzi, lo conosciamo in tanti, vescovo emerito di Ivrea, 99 anni e infatti di se stesso dice di essere un vescovo secolare. Si laureò in teologia e poi in filosofia. Ha partecipato a 3 sessioni del Concilio Vaticano II ed è l'unico vescovo italiano che vi prese parte oggi vivente. Nel 1968 fu nominato presidente nazionale di Pax Christi, Movimento Cattolico Internazionale per la Pace, e nel 1978 ne diventò presidente internazionale fino al 1985. È tuttora una delle figure di riferimento per il dialogo con i non credenti e per il movimento pacifista. Sostenne l'obiezione al servizio militare e quella alle spese militari. È stato insignito del premio internazionale dell'UNESCO per l'educazione alla pace,
ha scritto e continua a scrivere molti libri, alcuni sul Concilio Vaticano II, tra gli ultimi Sognando eresie, fede, amore e libertà. A lei la parola. Bene, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Grazie per l'invito. A questo punto io confesso che sento che il mio intervento è un po' superfluo, perché è stato detto tutto sulla NATO. Una volta si diceva vita, morte, miracoli. Vita, miracoli, ma non morte, ecco. E soprattutto il fatto che è lo strumento dell'imperialismo americano. Io vorrei fare due cose. La prima sull'Europa, e già è stato detto che in fondo la NATO soffoca l'Europa. Io dico, nella guerra dell'Ucraina, che l'Europa intervenga dopo 60 giorni di guerra è significativo sul fatto che l'Europa sa di non contare niente. Ecco, qui vorrei dire una cosa. La garanzia della democrazia in tutti i campi è l'autorità superiore. Qui l'autorità superiore, quella superiore a tutti, è l'ONU. E l'ONU non sarà mai democratica finché 5 nazioni, per aver vinto una guerra quasi 80 anni fa, hanno il diritto di veto, non sarà mai democratica e quindi non potrà mai influire, perché basta essere e questo può bloccare tutto per il veto. L'abbiamo visto la Russia per la Siria, anche l'America per Israele. Ecco, io credo che una grande campagna per l'Europa, ma per il mondo, deve essere quella, sì, delle maggioranze qualificate, ma senza il veto di nazioni. A parte il fatto che oggi in Europa chi ha il veto è solo la Francia, che potrebbe farlo solo per il suo interesse. Quindi questa è la prima considerazione che io faccio per la pace mondiale. La seconda, che si è parlato di sempre contro la guerra, però tutti quanti sono d'accordo che se uno comincia la guerra, come ha fatto Putin, bisogna difendersi con la guerra. E la guerra è sempre guerra. Papa Giovanni diceva, ma lo diceva non come Papa, rivolto a tutti gli uomini di buona volontà, che la guerra è fuori dalla ragione. E Papa Francesco ripete che è una follia la guerra di attacco, ma è una follia anche quella di difesa. Ecco, soltanto che parlare di questo, tutti dicono, ecco, ma lui è d'accordo con Putin, perché non bisognava resistere? È che abbiamo tutti la mentalità della violenza, una mentalità armata. La violenza si può respingere solo con un'altra violenza, e questo è lo svilupparsi delle violenze. Ecco, io credo l'educazione alla non violenza, trovare le modalità per la non violenza. Per esempio adesso tra Russia e America, Europa, un cuscinetto, ma chi è che può imporre un cuscinetto di sicurezza? L'ONU, che non ha l'autorità. Ecco, io credo che dobbiamo educarci alla mentalità non violenta. Ecco, è una cosa difficile, ma è necessario. Se noi vogliamo la pace, finché, dicevano, finché c'è NATO c'è guerra. È vero, perché è fatta per la guerra, ed è anche vero che finché non c'è un'autorità superiore, ogni nazione segue i propri interessi, anche gli interessi dei produttori di armi, perché sono quelli che ci guadagnano da tutte le guerre. È vero che ci sono
delle multinazionali in grado di condizionare anche loro. Però, ecco, io credo educare alla mentalità non violenta, anche se sembra che sia una verità. Io posso anche capire che per una settimana l'Ucraina abbia fatto capire che non... Però continuare, ecco, si vede, è stato detto, centinaia di migliaia di morti, milioni di esuli, distruzione delle città, si può vincere una guerra in questo modo? È una controindicazione. Ecco, io credo che l'importante è educarci alla mentalità non violenta. E io penso a Gandhi, con la non violenza è riuscito ad ottenere l'indipendenza della sua nazione. Questo lo dico a noi cristiani, perché lui diceva che avrebbe imparato la non violenza anche dal Vangelo, ma che non si era mai fatto cristiano, avendo visto quanto poco i cristiani in questo campo non accettano, non vivono il Vangelo. Ecco, io credo che queste sono le due cose. Il fatto di creare un'ONU veramente democratica. E poi allora su quel piano lì si può e si deve insistere sui metodi diplomatici, non lasciarli solo al margine, tanto non contano niente. È insistendo su quelli che si può arrivare a creare la mentalità della non violenza, e questo è importante. Ecco, io ho già consumato il mio tempo, perché tutto era stato detto, ma credo che queste due cose siano comunque da tenere presenti. Lavorare perché l'ONU sia veramente democratica al di là dei metodi, e creare, alimentare in tutti i modi possibili una mentalità non violenta.